Questo era un parco geotermico prima che arrivassero le bombe. Da terme a pozze di zolfo. Dal cambiamento. Perché non ha finito di piazzare il trago? Ah, saranno qui molto presto. Mi chiamo Charlemagne Victor Beauchau, ma è un po' lungo. Tutti mi chiamano Sharky. Ecco Chateau Beauchau. Il buco più rumoroso e puzzolente di tutta Hope County. È l'unico posto in cui il mio piccolo rompiculi riesca a dormire quando è stanco. Ora è su nel suo bel nido. Lo chiamiamo Blade. È il figlio di Erky, mio cugino, ma lo stiamo crescendo assieme. Ti dico una cosa, però. Si somigliano tantissimo. Adora scorreggiare e sentir sparare. Lo rassicura. Tecnicamente questo buco di merda è dei guerrieri della strada, ma io e Erk ci siamo piazzati qua mentre il piccolo mette i denti. Stellina, mi si spezza il cuore quando piange. Comunque, ogni notte quegli ammassi di merda dei guerrieri della strada provano a riprendersi questo posto. Finora abbiamo tenuto duro, ma ora la situazione inizia a farsi complicata. Non è che ti andrebbe di aiutare una povera mamma con troppe preoccupazioni sulle spalle? Ho messo delle trappole con tutti questi tubi ad alta pressione, ma vanno innescate. Il piccolo Blade mi ha davvero spompato e mi servono 5 minuti per me stesso. Magari ne sgancio una, in caso le ascelle. Ti seguirò da quassù. Devi attivare le trappole. Occhio agli sfiati del vapore. Dagli acquitrini per fare gli esplosivi. Quando l'abbiamo scoperto, abbiamo iniziato a farlo. Non avrò pace finché ricacceremo quegli stronzi in maschera fuori da Hope County. Non è male mettere da parte i pannolini e tornare. Bene, bene! Ora aumenta la pressione con la valvola centrale. Ascoltami! Questo era un parco geotermico. Passiamo. Da terme a pozze di zolfo. Può andare! Vieni da me al capanno! Vieni qua, presto! Grazie, apprezzo davvero il tuo aiuto. Tra il bambino e questi scemi mascherati praticamente non dormo più. Le nuove trappole dovrebbero tenere a distanza quelle teste di merda questa notte. Lascia perdere i miei problemi. Mi hai aiutato di brutto e meriti una ricompensa. Ecco qua, il liquore che abbiamo preparato io e Erk. Arriva dalla nostra riserva del cazzo privata ed è solo per i veri amici. Ma
maleducazione. Ti stai comportando da cafone. Se ti offrono da bere, lo bevi. Le regole sono queste. È l'unica cosa giusta da fare. Lo sa pure mio figlio. Forse dovevo avvertirti. Sì, con alcol intendo etanolo per motori. Questo era un pacco geotermico prima che passa il volo. La termina a forza di torre, ma il famiglio. Lasciati guidare dalla più grande musica di sempre e mandali al disco inferno! Ok, arrivano! Piccoletto, vuoi aiutare la mamma a fare fuori i cattivoni, Blade? Sì, premi il pulsante. Ben fatto, piccolo! Sono così orgoglioso che mi viene quasi da piangere. Cazzo. Blade, amore, grazie per aver regalato alla mamma il momento più figo della sua vita. Grazie. Occhio al fuoco! Blade, hai visto? Quel babbeo è andato dritto sulla trappola della mamma e gli sono saltate le budella. Cazzo di idiota!
cazzo, piccolo, sei un fardello! Lasciane qualcuno anche a noi, però! Dai! Merda! Arrivano da ogni parte adesso! C'è qualcosa di strano, sono qui per farla finita una volta per tutte! Sposterò lì. Se vuoi divertirti un po', vienimi a trovare e facciamo un po' di boom.